mattina è stato possibile votare per le primarie del centrosinistra. Io vi do un dato: nella città di Roma alle ore 18, quindi all'incirca un'ora e mezza fa, hanno votato circa 175.000 elettori. Questo in una nota appunto diffusa dai coordinatori del comitato primarie per dal comitato per le primarie del centro-sinistra appunto romano. Negli oltre 250 seggi allestiti a Roma, oltre 3.000 i volontari, 3.000 all'incirca che hanno gestito questi seggi, rilevano appunto file consistenti ma senza alcun disagio. Quindi io chiedo a Elisabetta Barrella, che è qui accanto a me, se è davvero così. Sì, è davvero così. Il dato è buono e si avvicina molto al dato delle primarie di Prodi, che sono il nostro riferimento, unico riferimento nazionale di primarie. E il dato è buono, devo dire che a parte alcuni momenti della mattinata, naturalmente quelli nelle quali le persone hanno più voglia di uscire perché fa più caldo, perché si sta bene a passeggio, c'è stato forse un po' di fila, ma non disagi particolari no. Allora, mancano all'incirca 30 minuti alla chiusura di questo gazebo. Io alle nostre spalle vedo ancora decisamente della fila. Lei che cosa ne pensa? Riuscirete a chiudere per tempo? Per tempo alle 8 probabilmente no. Sicuramente vale il principio generale delle elezioni, questa d'altra parte è un'elezione vera e propria, non stiamo giocando, e quindi il criterio generale è che chi si troverà in fila alle ore 20 naturalmente potrà votare, anche chi si trova in fila per registrarsi prima di votare. Poi a una certa ora dovremmo anche fare lo scrutinio, poi magari dovremmo tornare a casa anche noi, no? Siamo qui dalle 7:15 di stamattina. Allora, lei è volontaria democratica, una giornata importante, anche una giornata di una bella lezione di democrazia, o no? Sì, sicuramente. Questo sicuramente. Cioè, come dire, questa è la prova che non è proprio vero, e che le persone non si interessano dei tempi della politica, che non si interessano del loro futuro, della loro vita, del loro presente. Questa è la prova che non è così. Ci saranno poi sicuramente molti italiani che, sfiduciati, senza più molti obiettivi politici di carattere pubblico, che la penseranno comunque diversamente, ma noi siamo assolutamente convinti che questa prova farà pensare anche loro. Cioè, che questo è un bel momento per tutte le persone che ritengono di non avere più fiducia nella politica, nelle cose che si dicono, nelle proposte, a prescindere, io dico, destra-sinistra, dico proprio nel senso di interessarci delle cose che ci riguardano. Io, come dire, ritengo anche piuttosto miracoloso quasi, noi un anno fa parlavamo di Ruby, adesso stiamo parlando di noi, ripeto, con proposte diverse, che naturalmente verranno a discussione, verranno a mediazione quanto possibile, altrimenti no. Ma stiamo parlando del paese, delle persone, e non dell'unico che per troppi anni ha occupato tutte le copertine delle nostre giornate. E quindi, a prescindere dall'esito e dalla stanchezza, lo rifarebbe? Naturalmente sì, peraltro non è la mia prima primaria da volontaria, e quindi sì, senz'altro, certo, queste sono, devo dire che ha avuto ragione il segretario a volerle fortemente, perché è stato un modo sicuramente per tornare a far parlare i media, i giornali, le persone di noi popolazione, di noi che siamo una collettività e che dobbiamo riscoprire di esserlo in molti casi. Sono sicura che ce la faremo. Allora, da Piazza del Popolo è tutto, linea allo studio.